Rieccoci insieme con Bianca e Rosso TV Sport. Ci sono dei tifosi che non vedono l'ora. Un certo Luigi Enzo, sarà possibile trasmettere in TV in diretta l'asta? Sarebbe in effetti una cosa da far vedere alla gente, sarebbe stupenda dal punto di vista televisivo. Un altro, Fabio Alfredo, per cortesia accetta la mia richiesta di amicizia che ti ho inviato più di 5 anni fa. Sarei molto onorato se ciò accadesse. Un forte abbraccio. Vabbè, andrò, rimandala perché faccio fatica a ritrovare le amicizie richieste su Facebook 5 anni fa. Il Bari deve, secondo il mio parere, ingaggiare Zeman a giugno, sia per la società sportiva Bari che per il settore giovanile. Zeman è, secondo la mia opinione, il più grande allenatore italiano, scrive Antonio. C'è un amico in linea, pronto? Sì, buongiorno, sono Michele. Enzo, scusatemi, io vi ascolto tramite la web radio, Sì. quindi molto in ritardo, però la mia domanda, vorrei che tu la facessi a qualche esperto, qualche tifoso esperto se può intervenire. Mi chiedo perché ad Ascoli, poco prima delle festività natalizie, hanno portato i libri in tribunale, i libri contabili, e poco dopo le festività, c'è stata la base d'asta, quindi in meno di un mese con le festività di mezzo tutto si è concluso, mentre a Bari ci piace complicarci la vita 2 mesi, 1 mese e mezzo, non capisco il perché, quindi è una domanda che faccio a voi, ma la faccio agli esperti. Mi fai salutare una persona che vi ascolta, Vai, è Michele Amoruso, va ciao. bene, salutiamo Michele Amoruso. Ma guarda, noi magari lo chiederemo ad un esperto, però non mi sembra che sia, come dire, una cosa fritta e mangiata, perché comunque, insomma, è sempre una società di calcio. Anzi, ha detto a Givinella, è accaduto qualcosa di clamoroso, cioè che in un paio di ore praticamente hanno deciso per il fallimento del Bari. Bisogna capire quanto hanno da fare al Tribunale di Bari, fallimentare, quanto hanno da fare al Tribunale di Ascoli, nella Lorenzo, stessa sezione. un'altra cosa. Io credo che i tempi sono ragionevoli, si è sempre detto che fine aprile, inizi di maggio avremo l'asta, ma l'importante è far tutto in tempo, non è un problema adesso di ansia quando arriviamo, l'importante è arrivarci bene e comunque Già l'importante è avere una penso, a Bari società. erano quasi, è stato quasi all'improvviso sto fatto, perché si pensa, mentre ad Ascoli Era erano programmata, preparati, erano sì. 2 o 3 anni, tant'è vero, il curatore fallimentare ha preso ex calciatori dell'Ascoli, che li hanno fatti in brevissimo tempo la volta, che poi l'operazione più difficile secondo me è trovare chi ti deve prendere, chi deve fare la perizia a tutto il tabulato dei giocatori. Un amico si preoccupa dicendo ma mi troppa cap, va all'asta, spero proprio di no. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Luigi, ciao. Saluto a Gigi. Niente, Grazie. volevo dire, se non sbaglio, Andrea si diceva che a pensare male si va peccato, però spesso ci azzecca. Sì. Quindi come dice, per cui quello che ha detto Antonucci, voglio dire, molte volte noi Sì. siamo non scottati di più, quindi voglio dire, è una cosa abbastanza naturale che possa Sì. venire detta da noi tifosi. Poi loro si comportassero come si stanno comportando, nessuno mai gli dirà nulla. Voglio dire, hanno fatto una tirata di scudi per una cosa abbastanza banale. Voglio dire, tutto questo tempo sono stati lì, sonnecchianti, non dormivano per tutte le cose che stavano succedendo, adesso per una affermazione, una cosa che tutti quanti noi pensiamo, e dopo quello che è successo si sono così incavolati. E Va poi bene. comunque ad Ascoli l'hanno giudicata all'inizio di febbraio, quindi non in un giro di. Non subito dopo Natale, va bene. Grazie per il tuo intervento. Fabio scrive: vivaio, stadio, centro sportivo, queste le priorità per una nuova proprietà. Beh, indubbiamente sono questi tre elementi importanti per dare un futuro diverso al Bari. Sono già noti i prezzi dei biglietti per la prossima gara con l'Avellino. Chiedo a Cristian Siciliani se nel frattempo sul sito del Bari hanno pubblicato qualcosa, sino a mezzogiorno non ho visto nulla. Mauro domanda a Bruciapero: se fosse possibile che la nuova presidenza vi piacerebbe rivedere Barreto a Bari? Io dico no, per me Barreto ha finito dopo l'infortunio. Ma E mi Enzo, sembra un ex giocatore oggi Barreto, Barreto non ha mai avuto un grande carattere, però a questo punto cavalli di ritorno non ce ne vogliono. Qui, secondo me, il primo passo del subentrante a presidente, augurandomi sia quello che ha le idee chiare, è quello di trovare un tecnico all'altezza della situazione, che conosca la B e che sia responsabile il tecnico delle scelte tecniche. Io voglio un tecnico all'inglese perché sono stufo dei pseudo direttori sportivi. E qui non parlo solo di Bari, parlo in generale, perché di cavolate ne hanno fatti Branca e gli altri, ne hanno fatti un sacco. Cioè, considera che il tuo giornale oggi fa
fa una pagina intera a cura di Gianni Mure, di un altro sì, giornalista, in cui parla della crisi del calcio italiano, che fa diventare personaggi in Italia le riserve del calcio inglese. Mi riferisco a Gervinio e ad altri. Questo è il problema del calcio italiano in questo momento. Oggi c'è Italia-Montenegro, World League Pallanuoto allo Stadio del Nuoto alle 20. Ed è motivo di vanto il fatto che tra gli azzurri ci sia un ragazzo di Bari, si chiama Foglio. Ieri Cristian Siciliani l'ha intervistato, spero che da regia siamo pronti per mandare in onda questa intervista, così conosciamo meglio questo azzurro, un azzurro di pallanuoto, era dei tempi di Attorico, in pratica che non c'era un barese con la calottina azzurra. Conosciamo meglio Foglio. Beh, sicuramente per la prima convocazione non potevo chiedere veramente di più, poi una partita importantissima contro il Montenegro, già allenarsi con dei campioni che sono tra l'altro anche i miei amici al di fuori di questo sport è una cosa positiva, sicuramente sono emozionato e è veramente stato un caso fortunato essere qui a Bari per questa mia prima partita. Ecco, te lo aspettavi, è comunque per te un punto di partenza importante questa prima convocazione? Beh sì, ecco, è un punto di partenza, detto bene, perché cioè, non capita tutti i giorni, più o meno era nell'area perché comunque avevo fatto dei collegiali con la maggiore, però veramente è stata dura e sono stato anche emozionato quando ho avuto la convocazione, perché insomma è una bella fortuna giocare a Bari. Ti senti di ringraziare anche qualcuno per questa prima convocazione azzurra? Ma guarda, le prime persone che ringrazio sempre sono i miei genitori perché mi hanno sostenuto, perché sin dalle basi, se non ci fossero stati loro, sicuramente non sarei arrivato a questo punto. Poi ci sono tutti i miei allenatori che ovviamente ringrazio e poi vabbè, devo ringraziare anche in piccola parte me stesso che diciamo non ho mai mollato e ho cercato sempre fino alla fine di raggiungere un piccolo traguardo importante. Ecco, tu un passato nella pari nuoto, nella Python, ecco, ti chiedo anche domani cosa ti aspetti proprio dal pubblico di Bari? Ma già immagino un'accoglienza calorosissima come già sto avendo, poi ci sono veramente tantissimi amici che mi aspettano ed ecco, veramente devo ringraziare anche Sandro per questo, perché mi sta dando questa gioia. Il volto bello dello sport. Il volto, no? Pulito dello sport. Ha detto parole belle per un ragazzo molto giovane, ricordo che Foglio gioca nel Posillipo attualmente, che è una delle società di tradizione della pallanuoto italiana. So che ti sei visto tutto il torneo di Viareggio. Sì. Mi hanno detto Gigi Brisi, ce lo vuoi trovare, sta a caso da qualche parte. Detto, ma è vero che ha giocato un grande torneo di Viareggio a proposito di Baresi De Santis? Santis però è stato utilizzato poco, però nella finale è stato sicuramente uno dei migliori. Buone squadre e la sorpresa in positivo è l'Anderlecht che ha ribadito il successo dell'anno scorso pur perdendo con il Milan. La cosa molto importante è che ti rendi conto che c'è un po' di svolta nel calcio italiano, perché ho visto dei settori giovanili alla terza azione. Anche domenica mattina ho visto la partita del derby Lazio-Roma, ha vinto la Lazio 3-2. Veramente hanno dei grandi settori giovanili, però la cosa più importante, tranne due o tre stranieri, il resto è tutta gente che è di Roma e paesi vicinori e che è praticamente quello che predico io da una vita, la baresità e la pugliesità. Ti voglio sfottere per chiudere, se mi permetti. E visto che nel 2015 Andrea Masiello probabilmente torna a giocare, l'Atalanta ha fatto un codice deontologico, però Masiello può giocare. Vabbè, ma io a parte tutto, quando questo fatto l'ho somatizzato male quando ho visto le dichiarazioni del Cardinal Marino, un altro che dovrebbe sparire dal calcio italiano. Vabbè, stop, grazie a Gigi Frisini, grazie anche a voi, ci ritroviamo domani col Bianco e Rosso TV Sport, ciao.